Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Primo video post vacanze, sono troppo contento di essere ritornato a registrare. E sì, la seconda parte del vlog uscirà però venerdì, perché ho da fare questo video, poi un altro d'urgenza diciamo, e poi uscirà la seconda parte del vlog. Sto cambiando qualcosina del settings, oggi ho messo una luce violetta, fatemi sapere se vi piace nei commenti e scusate se ogni tanto sul fondo si vedrà questa cosa qua, però sto cercando un attimino di capire come sistemarmi perché non avevo dei faretti così alti, quindi quanto mi mancava tornare a filmare. Come è andata la vostra estate? Spero bene. Io fortunatamente ho le luci perché sono il doppio più scuro e il doppio più biondo, cioè vi ricordate i miei capelli prima di partire? Questa qua è la situa, ma probabilmente mentre starete guardando il video starò andando di castano. Le campane. Oggi ragazzi voglio che sia un video molto easy, molto cialtrone, ciallo. E come avrete letto dal titolo voglio andare a provare una palette da 6€, quindi super low cost. Sono molto felice di dirvi che il video di oggi è in collaborazione con SheGlam, che mi fa fare sempre video a fine estate. O meglio, mi manda la roba a inizio, cioè quando io sono in vacanza, quindi la dobbiamo fare a fine estate. E mi hanno mandato tutte queste palettine qua con questa trama videogames. Non so se vedete, sono molto molto fighe. Io mi trovo onestamente bene con gli ombretti di SheGlam. Sapete che nei video non uso filtri, quindi vedete la performance dell'eyeshadow nuda e cruda. Tra l'altro, come vi ho detto l'altra volta, vorrei cercare di rendervi il 100% ove possibile partecipe nelle mie collaborazioni. E quindi se hai voglia scrivimi qui sotto nei commenti se vuoi che continui a collaborare con SheGlam, nel senso che ci sono dei brand dove a volte non riesco a capire se vi interessano o non vi interessano. Detto molto onestamente, io faccio i video per me e per voi, quindi ci sta che a voi piacciono, quindi fatemi sapere nei commenti se vi va che continui la collaborazione con SheGlam e in generale Shein, e farvi vedere appunto le loro uscite make up, perché se non vi interessa agiamo di conseguenza. Allora, sono usciti con un sacco di palettine. Questa qua è la Wild Heart, che è quella che utilizzeremo oggi. Guardate quanto è bella. È un po' meno rainbow dal vivo. Come sapete poi le luci sono sempre complici di questo gioco di colori. Comunque questa qua è la Wild Heart. Vi lascio poi il codice sconto valido sul sito di SheGlam, sia qui in sovraimpressione sia nell'info box. Non è affiliato, io non ci guadagno niente. Ma cosa dico? Wild Heart è la collezione. Questa qua si chiama Fin Within Palette, questa col pesciolino. Poi abbiamo la Wolf Calls Palette, che è questa qua con il lupo, ed è veramente molto molto bella. È interessante perché ha delle tonalità blu e anche grigie. Non credo mi stiano bene con la bronzatura, finirei per non apprezzare al 100% le tonalità, quindi non la uso. Se vi dovesse interessare scrivetemi nei commenti, fai un altro video con le palette e lo facciamo. Poi abbiamo la Forever Feather, che è questa qua col piumaggio di questo Pio Pio. Molto carina anche lei, devo dire la verità, solo che non sono propriamente in mood verdi. Però è carina, carino il color scheme marroncini verdastri. Poi invece abbiamo la Flutter Effect, questa qua con la farfallina, che secondo me è la cover più bella. E questo è lo schema colori. Sono abbastanza lì, nel senso l'azzurra, quella di prima e questa sono un po' lo stesso shade range, quindi non è che mi hanno spettinato tantissimo, perché tre volte più o meno quella gamma di colori là. E poi abbiamo quest'altra su cui ero indeciso, Viva la Leopard, che è bellissima, stupenda per l'autunno. Se vi può interessare magari proviamo questa su Instagram, I don't know. Comunque molto molto carina. Noi comunque oggi proviamo questa perché è quella con delle texture più particolari. Come potete vedere qua dei colori estremamente brillanti e qua tipo una sorta di glitterazzo. Allora, fa caldo e ho un brufolo perché non ho avuto brufoli da un mese. Ovviamente devo tornare a registrare, brufolo, palese. Proverò tipo a mantenere ancora questa inquadratura qua. La palette dovrebbe costare sui 6€. Non c'è lo specchio, ed è il tipico prezzo standard delle palette di SheGlam. Io devo dire che mi trovo bene, sapete che nei miei video, anche se sono sponsorizzati, non ho problemi a dire quello che penso. Non siete minimamente obbligati a comprare nulla. Io sono già solo contento che il trucco venga bene, che io non mi sciolga, che a voi piaccia il video. Fine per la serie come fare bene una D. Allora, vado a prendere questa tonalità qua, viola scuro, e la metto nel mio angolo esterno. Allora, spolvera, riparto direttamente col viola perché sono colori balordi, quindi capiremo subito la pasta di questa situa qua.
Non è scurissimo come viola e ho visto che quando sono andato un po' a sfumarlo ha perso l'intensità, quindi credo che sia un colore da pat pat, sfumare gli esterni, che è la cosa che andremo a fare ora. Infatti utilizzerò Water Orchid, che è questo orchid, come si dice, insomma questo lilla qui. Questo fa un sacco di fallout. Allora, ho abbassato un po' la luminosità perché vedevo che sembrava tutto un unico colore, non si notavano i colori. Perdonate, è una nuova ring light, è la prima volta che la uso. Allora, devo essere totalmente sincero, il viola scuro non è il viola più bello che abbia mai provato. Sono riuscita ad utilizzarlo, assolutamente sì, costa anche 6 euro. Il lilla, devo dire, è molto bello, per via delle luci all'inizio non lo vedevo neanche io, però abbassando tutto, devo dire che si nota, sono riuscito a portarlo anche qua. Di nuovo, non è il lilla più potente che io abbia mai provato. Contestualizzato in 6 euro, ci può assolutamente stare, non è il più bello che io abbia mai provato, onesto. Adesso voglio andare ad utilizzare uno di questi colorazzi qua, e credo che andrò con questo qua, Hooked You, che è ultra mega bombazza. Questo mi ricorda Nebula della Sheikona. Ora lo vado ad applicare col dito. Spero di non aver bisogno di glitter primer, perché mi sembra tipo un super agglomerato di glitterazzi ultra ultra sottili. Proviamo, è una first impression. Tanto se va tutto in bacca siete abituati. Ok raga, questo l'occhio è terminato. Ho dovuto, in onestà, prendere un pizzichino di nero per dare un po' di profondità al look. Sinceramente, pagate anche 6 euro, anche 8 euro, un eyeshadow singolo, questo colore, ma sono sicuro anche questo di sotto, che ora vi faccio vedere, cioè, secondo me vale 6 euro. Poi, di nuovo, gli opachi, questo caso viola, sono bagordi di solito. Non è l'opaco più bello che io abbia mai utilizzato, ve l'ho detto da subito. Questi sono veramente bellissimi, cioè, stupendi. Vado a fare l'altro occhio e ci vediamo per i saluti. Ho più o meno provato a creare un incarnato abbastanza decente, ma non sono i miei colori abituali, quindi è un po' difficile. Per la parte inferiore vado col viola scuro che ho applicato prima, Swim for the Win, e lo vado a pressare nella rima inferiore. Ho utilizzato l'eyeshadow base nella rima inferiore ed ho applicato questo ombretto qua. Ora vado con il loro mascara, questo qua ha due scovolini. Il glitter fa fallout, mi sono dimenticato di dirvelo. E utilizzo questo qua, che dovrebbe dare più definizione e allungare. Eccoci amici, questo qua è il look terminato. Ho aggiunto poi degli zirconi per impreziosire un po' tutta la situa e ho utilizzato sulle labbra una matita di Mesauda Lip Artist numero 103 e Lip Artist numero, chi sei? Pronto, pronto, pronto. 102 e il rossetto Cult 103. Cioè, sul loro sito fino a domani mi pare le spedizioni gratuite, che alla fine è venuto su un bellissimo look. Chiaro è che, come vi ho già detto, i viola sono colori un po' così e non sono i viola più fighi del mondo, mentre i colori scimerozzi sono assolutamente stupendi, meglio con i glitter primer perché fanno un bel fallout. Nulla, io spero che il video vi sia piaciuto, ringrazio SheGlam per averlo sponsorizzato, ci vediamo molto presto, ovvero mercoledì, con un nuovissimo video succulento e shakeoso, quindi sempre se riesco a recuperare i pacchi. Quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare un pollice in su o un like, sì, l'ho chiamato pollice in su, e un commentino qui sotto. Io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo mercoledì con uno nuovo.